mi leva, si è rotto un bicchiere. Arrivo subito con la scopa. Sei Non è necessario, puoi venire anche a piedi. sempre così scortese. Non è colpa mia se la scopa è l'arto più lungo della donna. Che disastro d'uomo che ho sposato. Non mi vuole tra i piedi e poi mi chiama di continuo. Dice che sono troppo ficcanaso. Questo almeno è quello che scrive nei suoi diari. Eccomi. Guarda cosa ho trovato nei tuoi pantaloni. Questo è il biglietto che era nella tua tasca e c'è il nome di una certa Elsa. Tu vaneggi, donna. Questo è il nome del cavallo su cui ho scommesso. Lo sai che mi piacciono le corse. E il numero allora? Che mi dici di questo numero? Ma quello è il totale della giocata. Squilla il telefono, vado a rispondere. Per il momento ti sei salvato. Ah, sì. Albè. Il tuo cavallo ti vuole al telefono. Questa è la relatività. Discuti con tua moglie per un minuto e ti sembrerà un'eternità. Pronta? Oh, cara cugina Elsa, che sorpresa! Passerai nel pomeriggio? Oh, certo che mi fa piacere se lo tirerò fuori. Figurati, tirerò fuori tutto il mio trattato sui quanti di luce. Mia moglie? Lei purtroppo sarà fuori tutto il pomeriggio. A dopo allora. Albertuccio, volevo mostrarti il mio nuovo reggiseno di pizzo. Allora, caro, ti piace? Ma se sei così piatta che non hai la prima, hai la retromarcia, ma perché l'hai comprato se non hai niente da metterci dentro? E allora tu che le porti a fare le mutande? È proprio vero. Ogni donna ha un po' di Marilyn, a volte Monroe, a volte Manson. E non ti sei nemmeno accorto che da un po' di tempo vado dall'estetista. Vedo che hai trovato chiuso. Sempre il solito. Allora perché mi hai sposato? Perché un uomo che ha amato molte donne, tutte belle, finisce con l'essere curioso delle brutte, almeno quando gli sembrano nuove. Caro, stasera ti va di provare una nuova posizione? Certo che proviamo una nuova posizione. Tu lavi i piatti e io mi siedo sul divano. Insomma, me lo vuoi dire chi è questa cavallo, questa Elsa? È mia cugina di primo grado. Ciccia. Oh, vera donna. È tanto triste perché è sola. Sì, certo, si sente sola. E tu devi consolarla, giustamente, vero? Esistono due tipi di donne, caro mio. Le zoccole e le pure. Le prime sono zoccole e le altre pure. Proprio se vogliamo restare in tema di zoccole e cavalle. Sì, si sente sola. La donna sola è come un pesce senza la bicicletta. E poi dell'estetista lo sapevo. Sono sceso in strada a comprare il giornale
e ho notato che hai ammaccato l'auto. Possibile che ancora non hai imparato a guidare? Stavo percorrendo il viale e all'improvviso, mi è spuntato un albero sulla destra e ho dovuto evitarlo. Poi mi è spuntato un albero sulla sinistra. Ho dovuto faticare per evitarli tutti. Ma che dici? Non ci sono alberi sul viale per almeno 10 chilometri. Quello, Mileva, quello era l'alberello magico che oscillava avanti e indietro. E tu allora, che dimentichi sempre il giornale dentro il frigorifero? Ne vogliamo parlare? È per avere sempre notizie fresche. Sì. Vabbè, va. Allora io vado. Anche oggi ho appuntamento con l'estetista. Va. Una donna è facile da capire. È come un libro aperto, un libro sulla fisica quantistica, scritto in aramaico. Questa deve essere Elsa, finalmente. Buongiorno, sono venuta a riprendermi il mio cane. Era ora, eh? Ma io dico, se l'era dimenticato. È qui ormai da una settimana. Una settimana? Come vola il tempo, professore? Il pollo è un secondo, 60 polli sono un minuto sono 120 ali. Ecco perché si dice che il tempo vola. Ma ora prenda il suo cane e vada ad ammazzarlo. Il tempo? No, il pollo. Mia cugina dovrebbe essere qui a momenti. Eccola! Mio amato cugino, siamo soli? Oh, certo, soli tra migliaia di trilioni di altri universi ed altrettanti soli. Ma tu mi ami. Solo tu fai al caos mio. Per te potrei rinunciare perfino al pollo per un anno. Sei un uomo dolce, Albert. Sì, sono così dolci che quando parlo con te mi sale il diabete. Lo sai, ci sono due posti dove mi piacerebbe essere baciata. Per esempio, Le Maldive e Acapulco. sì, ma ora vai, tra poco rientrerà Mileva. Vado, ma sappi che ti penso al mattino, al pomeriggio, alla sera e alla notte. Secondo te, che cosa significa Albert? Significa che non hai niente da fare, ma ora vai, vai. Chi è? Chi è? Apro, apro. Buongiorno, ha visto per caso mia moglie? Guardi, la materia in sé non esiste. Ogni materia nasce e consiste solo mediante una forza, quella che porta le particelle atomiche a vibrare e che le tiene insieme come il più minuscolo sistema solare. Lei deve essere parecchio stressato. Perché non si prende una vacanza? Oh, il mio sogno sarebbe quello di comprare una casetta in montagna e passarci il resto della mia vita con la donna che amo. E perché non lo fa?
Perché mia moglie non vuole. Ma insomma, non si è mai vista mia moglie? Va bene, arrivederci. Buongiorno signora Einstein, ha visto che bella giornata? Eh sì, una gran bella giornata. Ma domani pioverà e anche dopodomani. Non lasci la biancheria stesa fuori. Scusi signora, ma mi può spiegare come fa a indovinare con tanta precisione i cambiamenti del tempo? Ho un metodo semplicissimo. Guardo mio marito quando dorme sul letto. Se gli pende a destra è bel tempo, quando pende a sinistra piove. E quando ce l'ha dritto? Chi esce? Ah, finalmente. Ma guarda un po' che vicini strani che ho. Che destino infausto. Non piangere, donna, diventi brutta quando piangi. Ma io non sto piangendo. Ah, è vero. Tesoro, hai visto? Mi sono fatto la maschera facciale. Ora ho la pelle liscia e delicata. Oh, certo. È come quando cambi il bagno. Piastrelle cambiano, ma il gesso rimane. Vai tu. Tanto è la cavalla che ti cerca. Pronto? Chi è? Albert, quanto tempo! Oh, il tempo non è un problema, cara Els. Se viaggiamo alla velocità della luce, tutto sembra fermarsi. Sarà pure come dici tu. Albè, sicuramente per te tutto si ferma. A parte la mia scarpa numero 44, che sbattendo sulle tue gengive ti fa crollare tutte le tue certezze. Tutto è relativo.